Buongiorno a tutti dal Partenio Lombardi e buongiorno a Mister Michele Pazienza. Buongiorno buongiorno mister. Domani arriva il Taranto, una squadra che eh, è a un solo punto. Dall'Avellino, la classifica ci dice che è praticamente uno scontro diretto. Insomma, come ci arriviamo dopo la vittoria contro il Benevento? Come ha lavorato la squadra? Beh, ci arriviamo consapevoli che domani sarà una partita difficile da affrontare per, per tantissimi motivi. Uno l'hai appena detto, riguarda la classifica. Sono a un punto sotto di noi, una squadra che si difende bene, una squadra a cui è difficile fare gol, questo grazie anche al frutto di un lavoro che è partito un anno fa, è una squadra allenata da un allenatore che io stimo perché ha avuto sempre risultati importanti anche nelle difficoltà e quest'anno dopo un anno di lavoro nella passata stagione dove comunque ha fatto un bellissimo percorso. È riuscito anche attraverso le disponibilità e la voglia della società di voler crescere, di alzare l'asticella e quindi insomma sta mantenendo ed è in linea con quelli che erano i programmi, quelli che erano i piani e quelle che erano le aspettative. E quindi gli va dato merito e gli va riconosciuto perché poi non bisogna dimenticarsi che nel calcio non sempre uno più uno fa due, non sempre che tutti gli investimenti che uno. Cerca di fare alla fine, poi ti danno ti dà quei risultati che, che uno spera. E quando ci riesci, eh, è giusto riconoscerlo, è giusto dirlo. E quindi troveremo domani sicuramente un avversario tosto, bello tosto. E quindi dobbiamo arrivarci eh, consapevoli che dobbiamo fare una grandissima prestazione per, eh, per ottenere il risultato che vogliamo. Buongiorno, mister. Buongiorno. Fuori Varela, fuori Sgarbi, chiaramente fuori anche Russo, sono i tre giocatori che sostanzialmente danno in questa rosa gli strappi che a volte sono necessari per scardinare le difese avversarie. E anche in Coppa Italia abbiamo visto che proprio Sgarbi, che purtroppo non ci sarà, è stato un giocatore che dava quelle, quella caratteristica di gioco alla squadra, non avendoli una sorta di piano B come ce la giochiamo, insomma più attendisti, più sulle fasce, come cercheremo di... La squadra che si chiude bene di Scardinale il Fortino. Grazie sì. Allora, senza, mh, senza Russo, senza Varela e Sgarbi è chiaro che, come ho già detto in precedenza, un po' di imprevedibilità la perdiamo, un po' di profondità la perdiamo. Però proprio in riferimento alla profondità, sicuramente eh, nei giocatori che, che deciderò di impiegare domani eh, qualcosina avremo rispetto alla profondità. Però non è detto che, che senza di loro non si possa comunque attuare una strategia. Sicuramente eh, rispetto alla presenza eh, di quando c'è Sgarbi andremo a riempire molto di più l'area perché abbia, avremo eh, due punte di riferimento, due punte di ruolo e quindi questo ci darà la possibilità di andare a riempire con più uomini l'area di rigore rispetto a quando poi decidiamo di giocare con Sgarbi che ci dà altre caratteristiche e altri vantaggi. Quindi ora, al di là, di chi scenderà in campo una strategia, una soluzione la, la adotteremo. E allora mister, eh, buongiorno. Il resto di tema no? strategia. Conoscendo Capuano che per forma Mentis imposta sempre le sue squadre sui difetti o caratteristiche dell'avversario. Eh, le chiedo domani lei come se l'aspetta, perché a differenza degli altri anni stavolta anche eh, un organico ha trovato offendere. No? Quindi si aspetta che ci viene a prendere alti come dice lui, con eh, ampiezza e profondità. Oppure... Allora, ehm, Capuano è un allenatore che io stimo tantissimo, è un allenatore che voi conoscete molto meglio di me perché l'avete conosciuto di persona qui, io l'ho conosciuto sui campi. E, ehm, non se la prenda, non è che non voglio rispondere a questa domanda, però voi sapete benissimo eh, che e mi aspetto anche che lui abbia eh, spostato la sua conferenza stampa dopo la mia. Quindi a questa domanda lui si aspetta una risposta ben precisa che io preferisco oggi non dare. Quindi ho un'idea di ciò che mi aspetto da, dalla, dalla sua squadra, dall'atteggiamento e dalla strategia che lui cercherà di adottare, però preferisco tenermela per me. Uh, mister, io invece volevo chiederle un po' anche dei cambi, un po' delle rotazioni. Non voglio prendere in esame la prenda come partita tipo quella della Coppa Italia, probabilmente anche nelle sostituzioni è mancato qualcosa, chi è entrato non ha dato quel qualcosa uh, in più che non so se lei si, si aspettava. Però in linea generale ecco. Dai cambi, anche dal giro delle rotazioni si aspetta qualcosa in più, anche per quel cambio di passo che sembra mancare e mi riferisco in particolare al centrocampo. Allora io eh, a prescindere sempre mi aspetto sempre qualcosa in più, ma questo lo, a volte lo faccio per dare uno stimolo in più ai miei giocatori, a volte lo faccio proprio perché ciò che ho visto magari non, eh, non mi è piaciuto o. Non mi è sembrato che sia stato il massimo che si potesse dare in quel momento. Nella circostanza di, di mercoledì sera sicuramente qualcosa in più me l'aspettavo da chi è subentrato, eh, glielo ho già detto, loro lo sanno, però eh, ad onore del vero devo dire anche che subentrare è sempre più difficile che giocare dall'inizio, perché giocare dall'inizio hai molto più tempo e molte più possibilità di studiare gli avversari, di prendere il ritmo invece. Quando subentri hai 10, 15, 20 in base al minutaggio che io decido di dare e in quei 15, 20, 10 minuti puoi sbagliare poco, puoi permetterti di sbagliare poco. E questo poi incide su quello che è il giudizio globale della prestazione che si va, che si va a fare. Mister, buongiorno. buongiorno. Volevo chiederle cosa ne pensa delle parole del direttore Perinetti, se pensa effettivamente che l'Avellino possa essere stato penalizzato in termini di punti in classifica dalle direzioni di gara. Grazie. Sì, nel, nel complesso qualcosa, qualcosa ci hanno tolto perché poi gli episodi si sono accumulati, perché poi più che negli episodi... Eh, nella direzione dell'intera gara qualcosa ci è, è stato tolto. Però io preferisco sempre non parlarne, anche se poi alla fine è giusto parlarne e credo sia doveroso che lo faccia il direttore così come ha fatto, perché poi io devo mantenere l'attenzione e la concentrazione su quello che c'è da fare in campo, perché se noi non mettiamo quello che c'è da fare in campo eh, non si può nemmeno poi andare a parlare o a discutere della conduzione arbitrale nell'intero arco della gara. Le volevo chiedere Buongiorno. di Benedetti, lo abbiamo visto in Coppa Italia. Ben figurare in campionato, però lo vediamo poco, le chiederei perché. E poi, mi pare di ricordare che dopo la partita di Coppa Italia contro il Foggia, lei ha detto questa squadra sta facendo bene, vince, va avanti perché è consapevole dei propri mezzi. Volevo chiederle se adesso, a distanza di tempo, ha la stessa sensazione o in questo senso percepisce una flessione. Allora rispondo prima alla domanda su Benedetti, eh, per quanto riguarda Benedetti è un giocatore che sta eh, riprendendo la condizione fisica giusta, un giocatore eh, che è considerato a tutti gli effetti come tanti altri un titolare, un giocatore fondamentale per la squadra, e può, probabilmente può darsi anche che domani sia negli 11 titolari, ma è un giocatore che eh, è per quanto ha dato e per le caratteristiche che ha è per noi un giocatore sicuramente eh, fondamentale. Mi scusi ma non mi ricordo l'altra domanda, come spesso succede. Dicevo che dopo la conferenza post-Collo di Coppa Italia lei sì. ha detto che la squadra vinceva e faceva il risultato perché aveva consapevolezza dei propri mezzi sì. e aveva ovviamente voglia di vincere. Le chiedo se adesso ha percepito una flessione in questo senso. No, 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 non, non assolutamente non una flessione. È chiaro che eh, quando nelle, anche nella partita, nella gara di Coppa Italia... Di mercoledì sera, io non credo che la squadra abbia fatto una cattiva prestazione, anzi, è riuscita a creare quelle 3-4 situazioni eh, concedendo poco eh, e prendendo un gol al 97esimo nei tempi supplementari. Quindi, da questo punto di vista, non, non percepisco e non leggo una, una flessione. Una partita condizionata da un episodio a sfavore dove noi siamo stati probabilmente rispetto alle altre gare meno bravi a portare l'episodio dalla nostra parte. Buongiorno, eh, visto che si parlava di, non si parlava anzi dell'atteggiamento del Taranto che si aspetta, le chiedo che atteggiamento si aspetta dei suoi considerando che in Coppa Italia involontariamente c'è stata una mezza simulazione rispetto a quello che sarà con il Taranto perché incontreremo probabilmente un altro 3-4-3, però diverso perché nella linea 4 del Taranto ci sono due terzini e non due esterni che spingono, magari come Sueva e Visconti mercoledì, cosa cambia per voi nell'atteggiamento? No, ma io parlo in maniera generale dell'atteggiamento che mi aspetto dalla mia squadra e sicuramente eh, ciò che vorrei vedere, ciò che, eh, che penso di trovare nella gara di domani è sicuramente un miglioramento rispetto a quanto fatto eh, nella partita scorsa di, di campionato al di là del risultato, che è stato un risultato molto ma molto positivo ma anche quando si vince, secondo me, si deve andare a cercare a vedere le cose che si possono migliorare e anche nella partita di Benevento, al di là che che si è fatta una grandissima vittoria, ci sono delle situazioni che si possono migliorare, su cui abbiamo anche provato a lavorarci subito e, e posto la nostra attenzione. E quindi, eh, principalmente, ciò che mi aspetto dalla partita di domani è di migliorare quanto fatto domenica. Mister, buongiorno. buongiorno. Non è infastidito del fatto che, da altre parti, sempre puntualmente, ogni settimana si parli sempre soltanto dell'Avellino con l'obiettivo di spostare l'attenzione sulla nostra squadra. Beh, sinceramente no, spero non infastidisca i miei giocatori, la mia squadra, ma quando eh, si ha, eh, si, ci si presenta con, con questi progetti, con queste ambizioni, credo sia normale. Poi eh, ognuno sceglie le, le, le proprie strategie, il, suo, il proprio modo di fare, il proprio modo di. Di, di impostare la gara. Eh, in tanti cercano di, di farlo attraverso lo spostamento dell'attenzione, della pressione probabilmente sulla squadra avversaria. Non so quanti vantaggi possa dare, francamente, sinceramente, eh, perché poi alla fine eh, secondo me anche in maniera involontaria si va a togliere qualcosa alla propria squadra, perché se si va sempre a enfatizzare le qualità, le possibilità degli altri e poi alla fine qualcosa alla tua squadra la togli. Mister, io ho un'ultimissima curiosità, perché guardando i particolari... Noto anche il rapporto che lei ha con i suoi calciatori, ricordo ad esempio le parole in cui mi rispose ad una domanda dicendo ho parlato con Dall'Oio, ho parlato con D'Angelo, ma lo aveva sottolineato anche di questi dialoghi personali con molti dei protagonisti poi nel, nel tempo, eppure se la vediamo in campo invece lei non risparmia severità ma davvero molto molto rigido nelle sollecitazioni con i suoi uomini, sembra quasi un rapporto sempre in bilico, però in perfetto equilibrio. Ce cioè, lo può raccontare e spiegare, magari, anche il rapporto con i suoi ragazzi? È abbastanza semplice da spiegare e da raccontare. E sono agevolato dal fatto che ho fatto questo lavoro prima di loro e, e loro non vengono trattati come dei numeri da me. Sono degli esseri umani, sono dei ragazzi con delle emozioni, con, con dei sentimenti, con, con delle caratteristiche, delle abitudini, con una cultura, ognuno diversa da, dall'altro e per me non vengono trattati come, da me non vengono trattati come dei numeri, eh, nel dialogo, nel parlarci con tanti di loro spesso ci litico, però sono diretto e alla fine loro eh, non hanno sorprese da me, sanno che io sono così e, e quello che, che vedono è ciò che realmente poi è, non hanno, non hanno, non hanno sorprese, non vanno a casa col dubbio. Ma probabilmente forse lui pensa questo di me, perché loro hanno la certezza di ciò che io penso di loro. Si avvicino a gennaio e le chiedo anche rispetto alla gestione delle voci di mercato, perché immagino che sia un periodo delicato per gli allenatori in particolare. Eh, come vengono incassate le prime voci di mercato e soprattutto le chiedo: manca probabilmente poco o nulla per migliorare questa squadra. Che ne pensi? È che tra un po' inizierà il periodo una della telenovela, quindi eh, cercheremo di preparare anche in questo i ragazzi, eh, ma loro sanno perché poi gran parte dei, dei calciatori, gran parte della squadra è abbastanza esperta e matura per poter capire il momento. È chiaro che poi quando ci sarà eh, il mercato eh, la società e i dirigenti hanno dato comunque apertura alla disponibilità che qualora dovesse esserci la possibilità di, di migliorarla lo, lo faranno ma al momento non c'è nessun, nessun tipo di discorso perché mancano due partite e bisogna farle al meglio. Grazie, grazie a, tutti. a voi, grazie e buona giornata.